Teo, lei è in una situazione molto più agiata rispetto a quello che io posso dare. E di conseguenza, niente, la relazione è finita proprio perché io, un po' preso da tante cose, non sono riuscito a dare quelle prospettive che lei si aspettava io potessi dare in prima battuta. Questo nasce da un caso di un mio cliente che mi capita di rado, devo dire la verità, ma penso che possa essere un buon punto di partenza per prendere degli spunti. Quindi la mia ex guadagna tanto, molto più di me, e lei si lamenta del fatto che io non riesco a sostenere quello stile di vita che lei vorrebbe che io, insomma, al quale io mi dovrei adeguare in teoria, o quantomeno alzare l'asticella insieme a lei. Che cosa succede in questi casi dal punto di vista della riconquista? Parliamone in questo video. Intanto, se non mi conosci, io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista. Se sei interessato a questi video e vuoi rimanere aggiornato, ti invito ad iscriverti qua a questo canale, attivare le notifiche e rimanere aggiornato con tutto. Tra l'altro, se ti interessa, qua sotto troverai un sacco di materiale ulteriore atto ad darti più informazioni e a crearti una consapevolezza molto più profonda, che forse ne hai bisogno. Dicevamo quindi, la mia ex guadagna molto di più. Cerchiamo di prendere questo principio, questa dinamica e trasportarla nel nostro mondo. Prima di fare questo, giustamente, che se no non è un mio video, dobbiamo fare delle premesse. La premessa sta nella modalità attraverso la quale avviene la preselezione della donna nei confronti dell'uomo e viceversa. Se noi andiamo a prendere la donna, e per chi ha fatto un po' di studi antropologici guardando al passato, a quello che era un po' la nostra genetica e al nostro mondo comportamentale da 360 gradi, noterà che per la maggior parte della nostra storia l'uomo ha avuto, ancora oggi in molti casi è così, però fondamentalmente l'uomo ha avuto la dominanza assoluta nei confronti del sesso femminile. Negli ultimi 20-30 anni, fortunatamente le cose si stanno riequilibrando dove, in un mondo dove la donna acquista sempre più potere e troviamo donne appunto a dirigere aziende piuttosto che donne in politica, piuttosto che donne in posizioni estremamente rilevanti nel dirigere team di ricerca, insomma cose di questo genere. Senza che te la faccio lunga, fino all'epoca probabilmente dei nostri nonni, se non addirittura genitori, la donna era relegata in casa, badi ai figli, fai le pulizie, fai da mangiare e non rompi i coglioni. Perché io intervengo sul meccanismo di preselezione? Perché fondamentalmente è insito un po' nel DNA della donna andare a selezionare un individuo che in qualche modo genera della sicurezza. La sicurezza in epoche lontane era prestanza fisica, forza, di modo che l'uomo con cui io mi coinvolgevo era in grado di andare a cacciare un mammut e portarmelo. Non mi andava a coinvolgere con quello gracile, minuto, con la gobba che potenzialmente non aveva futuro perché il primo predatore che c'era o alla prima preda da cacciare probabilmente non se la sarebbe cavata. Nei giorni nostri questa cosa ovviamente non è più così, perlomeno nel mondo occidentale, se escludiamo qualche cultura di qualche aborigeno da qualche parte in qualche giungla, a oggi le cose sono cambiate e il concetto di sicurezza è evoluto. A oggi la sicurezza noi la dobbiamo vedere come un miscuglio di due cose: di capacità sociali, quindi di interazione, di convincimento, capacità di stare al mondo, capacità di poter avere a che fare con diverse situazioni, con diversi ceppi, con diversi gruppi, capacità appunto relazionali e sociali e capacità di prospettiva di presa di cura. Che cosa significa? Significa che se hai, banalmente parlando, delle ottime capacità nel produrre benessere a livello oggettivo,
a livello di macchina piuttosto che casa, piuttosto che camicia, piuttosto che cosa usi per andare in giro, per telefonare, eccetera. Se tu hai tutte queste cose, ovviamente hai un quid in più, ok? In seconda battuta c'è la capacità, ecco, relazionale. Nella situazione di questo mio cliente, lui all'epoca, insomma, era anche lui un imprenditore, ha fatto tutta una serie di cose, ha avuto una situazione che purtroppo è andata male. Lei con la sua attività, quando si sono conosciuto comunque per gran parte della loro relazione, lui era più alto, perché lei partiva con la sua attività e piano piano cercava di andare su. Quando lui è crollato e lei è rimasta qua, che cosa succede? Lui è andato anche in uno stato un po' depressivo, se vogliamo usare questa parola, è andato in uno stato un po' alterato per quello che era la situazione che stava vivendo. Quindi no prospettiva futura e azzeramento delle capacità relazionali o comunque quello delle capacità sociali, perché inquinato, insomma, da questo fallimento che gravava un po' sulla sua testa. Ecco che lì lei si è decoinvolta. Come fare quindi a riconquistare in un contesto di questo genere? Le strade fondamentalmente sono due alla fine della fiera. Da una parte c'è il andiamo verso la direzione del tirarci sulle maniche e costruire di nuovo quell'impero e far sì che a livello percettivo l'altra persona mi veda di nuovo come quella possibilità, come quella situazione, oppure puntare tanto, tantissimo sulle capacità sociali, perché al di là di quelle che sono le capacità, chiamiamole imprenditoriali, del produrre benessere, quello che governa tantissimo sono le capacità relazionali, quello quindi di creare rete, di creare situazioni. Noi non dobbiamo scordarci questo aspetto molto importante. Il denaro è una parte fondamentale, diciamo, della nostra esistenza. Chiaramente chi ne ha tanto non è più una parte fondamentale, non è più una parte così rilevante. Cioè il denaro è estremamente importante in tutte quelle situazioni dove il denaro non c'è. Dove il denaro c'è, dove c'è il benessere, dove non abbiamo il problema di pagare l'affitto piuttosto che la rata del mutuo, piuttosto che la rata della macchina, dove abbiamo un esubero in termini economici di ingresso, dove ci possiamo permettere la cena stellata piuttosto che la vacanza dove cazzo vogliamo, piuttosto che la macchina che vogliamo, eccetera eccetera. Quando stiamo andando verso quei livelli là di un benessere di un certo tipo, il denaro non ha più rilevanza, ok? Cioè sopra quella determinata asticella il denaro non conta più. Oggettivamente che guadagni 100.000 euro netti o ne guadagni 200.000 netti o ne guadagni 300.000 netti non cambia, ok? Certo che se ne guadagni 20.000 all'anno e ne guadagni 100.000 cambia, e come? Però sopra una certa soglia il denaro non è più quel metro di misura. Qual è quel metro di misura che invece fa la differenza? L'abilità sociale, ed è quella su cui bisogna concentrarsi, ed è quella su cui bisogna mettersi là e cominciare a guardare per davvero e orientarsi per davvero per migliorare la situazione. Perché in prima battuta la tua ex si era già innamorata di te e già comunque aveva visto dentro di te determinate cose. In questa situazione invece purtroppo la situazione è cambiata, perché tu hai perso sì la capacità della sicurezza, ma a cascata hai perso le capacità sensoriali, nel senso a livello di empatia, a livello di proiezione, a livello di allegria, a livello di tante emozioni che potevano costruire appunto quella rete. Quindi se c'è una cosa sulla quale bisogna orientarsi più che altro è questo aspetto qua. Quindi mi raccomando, fai bene attenzione e orientati bene a questa cosa. Detto ciò, io ti lascio a questo video dove ti spiego altre cose legate al distacco. Vattelo a vedere, molto importante, e noi ci vediamo alla prossima, e mi raccomando, non fare cazzate.